Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un'esperienza che ho avuto con il Mavic Mini, quindi ci tengo a condividerla con voi perché è una cosa che mi è successa con il piccolo drone di DJI ed è un problema che secondo me tante persone potrebbero avere e non saperlo di avere. Essendo un drone acquistato da tantissime persone e tantissime persone inesperte, perché magari l'hanno acquistato come primo drone, quindi non hanno le malizie e non capiscono perché determinate cose succedono e quale potrebbe essere la causa, allora ci tengo a portare sul canale appunto questa mia esperienza. Allora, qualche giorno fa stavo per registrare un video col piccolo Mavic Mini quando a un certo punto mi è uscita la scritta drone disconnesso, ok? E fino a qua non sarebbe niente di strano, solo che il drone era disconnesso ed era doveva ancora decollare e si era disconnesso. Dopodiché allora ho riavviato il tutto, il drone si è riconnesso, poi ho fatto decollare il drone, come si è alzato di 10-20 metri, ancora drone disconnesso. Quindi a quel punto mi sono detto c'è qualcosa che non va bene, ok? E sono andato alla ricerca della causa di queste disconnessioni. Ho risolto praticamente subito il problema. Il problema in cosa stava? Stava nel cavetto. Quindi adesso vi faccio vedere cosa succede col cavetto che ho in dotazione, quello che avete tutti in dotazione quando acquistate il Mavic Mini, e cosa mi stava causando questo cavetto e ovviamente come ho risolto il problema. Quindi adesso accendiamo il piccolo Mavic Mini. Ok, vedete che l'applicazione in questo momento è connessa, quindi sarebbe tutto pronto per il decollo. Guardate cosa succede se io vado a fare questa cosa. Se io adesso vado a sganciare lo smartphone e vado a toglierlo e muovo leggermente lo smartphone con il cavetto, guardate, drone disconnesso. Cosa vuol dire? Che il drone si è disconnesso, ma non si è disconnesso dal radiocomando, ok? Al radiocomando è sempre connesso, quindi noi potremo comunque pilotare il drone perché il radiocomando è connesso, ma non abbiamo più il ritorno video perché ovviamente il controller ha perso il segnale con lo smartphone, quindi il drone rimane non connesso. Però non è una non connessione tra radiocomando e drone, è una non connessione tra il ritorno video al radiocomando e dal radiocomando allo smartphone. Ovviamente l'avviso di drone non connesso è sempre lo stesso perché la scritta è la stessa, però il problema è di diverso tipo. Quindi se io adesso, guardate, vado a togliere la spinetta, vado a reinserire la spinetta, ok, guardate che adesso si riconnette, ok. Se io adesso muovo ancora il cavetto, guardate, tipo che lo devo, vedete, radiocomando non connesso. Allora, capite che tutte le volte che si va a togliere ed inserire lo smartphone nel supporto del radiocomando può succedere questa cosa, e anche quando è inserito è sempre molto precario perché comunque c'è un qualche contatto che non funziona bene all'interno di questo cavetto, che sia nella spinetta, che sia nel cavetto, ovunque sia c'è un problema. Quindi ho risolto ovviamente cambiando il cavetto. Ho acquistato un cavetto alternativo su Amazon che è questo. Quindi guardate qua adesso invece come si comporta. Vado ad inserire la spinetta nel radiocomando, adesso la inserisco nello smartphone, ok, adesso è connesso, guardate, posso fare quello che voglio e vedete che non perde mai la connessione, cioè la connessione tra il dispositivo, cioè il controller, e lo smartphone è continua, vedete? Si muove la spinetta come si muove quella di DJI, perché c'è questo movimento come ce l'ha quella di DJI, però non perde mai la connessione. Adesso se io vado a toglierla e vado a rimettere quella di DJI, okay, vado a collegare lo smartphone, ok, adesso si connette, perfetto, quindi abbiamo la connessione. Vado a muovere il cavo e la spinetta con lo smartphone e guardate, radiocomando non connesso, cioè c'è qualcosa all'interno o del cavo o della spinetta che crea un collegamento non continuo tra smartphone e controller. Quindi ragazzi, questo era solo un video semplice, ma che a tanti secondo me può diventare utile, perché è un problema che se è successo a me può essere successo a tantissime persone, perché se è un problema del cavetto o della spinetta che ha comunque dei difetti, sicuramente ci sono altri che potrebbero avere
avere questo problema, solo che essendo magari inesperti non vanno a pensare che la disconnessione, leggendo drone disconnesso, che sia un problema tra controller e smartphone, vanno a pensare che la disconnessione sia tra drone e il controller, invece no, in questo caso, sebbene la scritta è sempre drone disconnesso, avviene tra il controller e lo smartphone. Quindi ragazzi, il mio consiglio è, se avete disconnessioni immotivate, magari siete a 10 metri di distanza e vi si disconnette senza motivo e succede più volte, cioè non vi succede una volta poi non vi succede mai più, in quel caso magari potrebbe essere stata un'interferenza, cioè qualsiasi cosa, allora cambia tutto. Però se avete disconnessioni immotivate e vi succedono abbastanza frequentemente, vi conviene acquistare un cavetto alternativo, tanto la spesa è minima. Io vi lascio il link in descrizione di Amazon di quello che ho acquistato io, la spesa tanto è minima, spendete magari quegli 8-9 euro, adesso non mi ricordo di preciso cosa costa, ma la cifra più o meno è quella, e fate una prova e se vi cambia bene, se no avete un cavetto di scorta e avete speso 8-9 euro, non è che avete speso un patrimonio. Però se tutto si risolve con il cavetto, ragazzi, uno, si vola più sicuri, due, evitate di spaventarvi perché nel display vi diventa tutto nero e non andate in stato d'ansia, appunto perché non sapete più cosa fare se il drone si è disconnesso. Ovviamente, come vi ho detto prima, è una disconnessione tra controller e smartphone, quindi i comandi del drone ci sono sempre, il retorno to home c'è sempre, però ovviamente noi vediamo tutto nero nello smartphone e vi appare la scritta drone disconnesso, sicuramente spaventa comunque indipendentemente da tutto, soprattutto poi, come vi ho detto prima, la gente che è inesperta ad acquistato un drone tipo il Mavic Mini come primo drone. Quindi ragazzi, spero che questa mia esperienza che ho condiviso con voi vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi ha questo problema, se l'ha avuto e l'ha già risolto sostituendo il cavetto, o se invece non aveva pensato che potesse essere il cavetto. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti voi come avete vissuto, se l'avete vissuta questa situazione. Mi raccomando ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, e se va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una novità, un tutorial. Ciao!